sempre più numerosi. Fantastico. Io vorrei scusarmi un pochettino con voi perché stasera terrò un comizio un pochettino atipico, un comizio diverso da quello che stiamo vedendo negli ultimi giorni in questa campagna elettorale in tutte queste piazze. Sì, è vero, io è la prima volta per me che faccio politica, è la prima volta che mi affaccio in questo mondo, ma ho studiato un pochettino e so che il comizio è un incontro pubblico nato con l'idea di trasmettere ai cittadini il programma elettorale, le idee politiche, i progetti che si hanno per amministrare questo paese. Non è nato per offendere, per sputare rancore, per fare delle offese personali. Noi siamo diversi! Bravo! Non si può pensare di amministrare questo paese con l'odio, con il rancore, con la rabbia, con le offese, con i dispetti. Per amministrare questo paese c'è bisogno di competenze, di professionalità, di idee, di contenuti. Ebbene, quindi io stasera andrò nuovamente a parlarvi di programmi, perché diversamente da quello che si dice, noi programmi li abbiamo e li esponiamo, Forse loro non li sentono o fanno finta di non ascoltarli, ma noi i programmi li abbiamo e li esponiamo. Stasera sono un pochettino arrabbiata perché le vicende... Bravo! Le altre sere era più emozione, stasera invece è più rabbia, perché sentir parlare, sentir offendere, anche se non mi tocca personalmente, però mi fa male e non va bene, non mi piace. Io mi dissocio da questo modo di fare politica. Programmi, agricoltura, eccoci qua nuovamente a parlare di agricoltura. Un po' tutti parlano di agricoltura, ma noi vi parleremo di agricoltura in modo più significativo, più concreto. L'agricoltura è un comparto importantissimo per il nostro territorio, continuiamo a ripetercelo. Ma cosa possiamo fare noi per aiutare questi agricoltori? L'agricoltura è un comparto, come tutti gli altri, in continua evoluzione. E noi dobbiamo aiutare, abbiamo l'obbligo e il dovere di stare vicino ai nostri imprenditori agricoli. Come? Come possiamo farlo? Dicevo, l'agricoltura è in continua evoluzione e noi abbiamo l'obbligo di aiutarli dandogli la possibilità di seguire dei corsi di aggiornamento, perché l'innovazione, come in tutti gli altri campi, anche nell'agricoltura è importantissima. Innovarsi è la chiave del successo e noi aiuteremo gli agricoltori ad innovarsi, a migliorarsi, ad istruirsi, ad aggiornarsi con dei corsi di aggiornamento, di istruzione, di informazione per nuove tecniche di potatura, per i nuovi sistemi di allevamento e quant'altro. Cos'altro possiamo fare per questi agricoltori? Io giro per i campi e vedo parecchi appezzamenti di terra incolti. So di molti terreni di falcianesi dati in fitto ai forestieri. Giovani, riprendiamoci ciò che è nostro! Esistono molte misure, molti fondi europei, volti ad aiutare gli imprenditori agricoli. Dobbiamo informare gli agricoltori, loro devono sapere che ci sono ben 40.000 euro a fondo perduto per i giovani imprenditori che intendono avviarsi per la prima volta nel settore agricolo. Quindi giovani, i posti di lavoro non ci sono, ma inventiamoli, impegniamoci, bravo, sfruttiamo bravo. Ciò che è nostro. L'agricoltura poi, vi dicevo, si innova, non è più come una volta. Oggi ci sono nuove forme di allevamento, ci sono nuove tecniche. Prima i lavori si facevano a mano, oggi ci sono i trattori, molti lavori che prima venivano fatti con la forza umana, oggi vengono fatti col trattore. C'è l'innovazione in tante cose, le serre ora si aprono e si chiudono automaticamente. Gli impianti irrigatori si accendono automaticamente, si spengono automaticamente. Beh, voi mi direte, sì, vabbè, ma ci vogliono i soldi per fare queste cose. Ebbene, ancora una volta vi dico che ci sono dei fondi europei che possono aiutare gli imprenditori agricoli ad innovarsi anche sotto questo aspetto.
Noi come amministrazione ci impegneremo ad avere degli incontri per informare gli agricoltori, perché sapete, gli agricoltori la mattina si alzano, si vestono e vanno al lavoro fino alla sera, finché c'è la luce del sole. Non si possono mettere giacca e cravatte a cravatta e andare in giro per gli uffici. Noi dobbiamo aiutarli nelle loro aziende, dobbiamo stargli vicino, dobbiamo accompagnarli per mano, dobbiamo offrirgli servizi. Possiamo farlo in tanti modi. Ancora agricoltura, sì, se ne parla tanto, ma io vi sto dicendo che cosa possiamo fare per loro. Che altro possiamo fare? Certo, voi mi direte, sì, è vero, c'hai ragione, stai dicendo tante belle parole, ma noi raccogliamo, lavoriamo, poi si arriva alla raccolta e i prezzi scendono. I prezzi non sono abbastanza alti da permetterci una giusta remunerazione. È vero, sì, è vero, con la liberalizzazione del mercato purtroppo si hanno questi problemi. E che cosa possiamo fare noi? Possiamo fare delle campagne di sensibilizzazione, bisogna sensibilizzare il popolo a mangiare i nostri prodotti. Perché? Perché i nostri prodotti sono più buoni, ma non per così, tanto per dire, perché noi siamo migliori degli altri. I nostri prodotti sono migliori degli altri stati. Noi mangiamo la frutta, gli ortaggi che vengono dagli altri stati, non sapendo che qui in Italia parecchi fitofarmaci non sono consentiti, mentre negli altri stati sì. E noi mangiamo questa roba bombardata di fitofarmaci e i nostri prodotti li lasciamo cadere a terra. Dobbiamo informare la gente. Dobbiamo fare campagne di sensibilizzazione. Dobbiamo rispettare la stagionalità dei prodotti. Non possiamo mangiare i broccoli ad agosto e i pomodorini a gennaio. E poi ancora, le strade rurali. Si lamentano giustamente che ci sono parecchie strade che non sono percorribili. È vero, lo so, ne sono consapevole, ma anche per questo noi abbiamo una misura che ci finanzierà il rifacimento dei manti stradali che portano alle aziende agricole. Anche qui useremo dei fondi pubblici, dei fondi europei, perché noi le competenze e le capacità le abbiamo, non abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno di rivolgerci ai piani alti, noi abbiamo dei tecnici, noi siamo dei professionisti, sappiamo come fare. Le pratiche, se vanno fatte nel modo giusto, non hanno bisogno di raccomandazioni. Ancora, faremo dei marchi di tutela dei nostri prodotti, dei prodotti del nostro territorio. Potrei continuare, ma lascio spazio agli altri candidati, anche perché ci sarà modo e tempo sicuramente di informare di tutti i nostri programmi, perché noi lo faremo, avremo l'opportunità e lo faremo, renderemo Falciano la chicca dell'agricoltura, così come l'era una volta. Quindi l'11 giugno votate la competenza, la professionalità, le idee, i contenuti. Oggi 2 giugno mi corre l'obbligo di dire viva la Repubblica, viva l'Italia e viva Falciano del Mastico! Brava, brava.